della discussione di oggi, volevamo chiedere al dottor Pepino se poteva spiegarci bene che cosa significa una battaglia per il garantismo oggi. Beh, una bella domanda che mi basterebbero un paio d'ore per rispondere. Ma secondo me una battaglia per il garantismo oggi significa due cose. Una, che è all'esterno della magistratura e che riguarda una ripresa di attenzione della politica e dell'opinione pubblica in genere per questo tema. Il garantismo non è una cosa che riguarda altri o riguarda, tra virgolette, i nemici della democrazia. Il garantismo riguarda tutti. In genere si comincia con gli ultimi e poi, secondo il noto racconto attribuito a Brecht o a altri, si arriva poi sempre a noi. Cioè, il garantismo significa seguire delle regole di civiltà anche nel momento in cui lo Stato agisce in termini repressivi perché persegue dei reati. E quindi questo deve essere una consapevolezza diffusa nella società, questo dovrebbe rientrare nel dibattito. La cosa stupefacente è che di questo non si parli nelle elezioni, non si parli nei dibattiti politici in cui si parla di tutto, soprattutto di cose inutili, e non si toccano questi problemi. Il secondo è un tema più specificamente interno a chi si occupa di applicare le norme, e cioè ai giudici, agli avvocati, al mondo che pone in essere la giurisdizione. I due discorsi sono ovviamente connessi perché i magistrati vivono in una società, sono parte di quella società, respirano quella cultura. In parte ci sono però delle cose specifiche, credo che ci debba essere una grande attenzione dei magistrati, soprattutto in momenti di crisi sociale, di conflitto acuto, a non assumere un ruolo di tutela di ordine pubblico, ma assumere un ruolo di garante e degli interessi della società, ma anche dei diritti dei cittadini, e quindi di non confondere esigenze di ordine pubblico con giudizi di responsabilità o di gravità di certi comportamenti che gravi non sono, fermo il fatto che evidentemente la giurisdizione penale spetta a perseguire dei reati, quindi questo non è in discussione, ma il modo è un dato particolarmente importante e credo sia un tema su cui è bene e importante discutere. Io citavo prima nel nostro incontro quel passaggio secondo me molto bello di un autore come Manzoni, che parlando della storia della colonna infame diceva che rispetto anche a delle richieste sociali di eccesso di penalità, allora era di riconoscere gli untori come i responsabili della peste, il cedere da parte dei giudici, il non avere un'autonomia da queste richieste di sicurezza per i giudici non è una scusa ma una colpa. Io credo che questo è un principio che debba essere presente sempre ai giudici. Certo, un'ultima battuta sul doppio binario, diciamo, fra il diritto dei barbari e il diritto dei galantuomini. Questa è una questione che attraversa un po' la storia dell'umanità. In uno Stato, in un ordinamento che si ispira a dei principi come quelli della nostra Costituzione, l'articolo 3, il principio di uguaglianza, l'obbligo per la Repubblica e per le sue istituzioni di rimuovere gli ostacoli all'eguaglianza effettiva, questa differenza tra un codice dei briganti e un codice dei galantuomini non ha ragion d'essere. Cioè, un diritto penale garantista è un diritto che persegue dei comportamenti, non delle persone. Evidentemente poi la sanzione cade sulle persone, però il problema non è l'esistenza di classi pericolose, non è l'esistenza dei ribelli, dei barbari, dei marginali. Il problema è di comportamenti e di sanzioni adeguate ai comportamenti. Se venisse applicato ribalterebbe proprio il sistema, nel senso che evidentemente è più pericoloso e fa dei danni spaventosi, che so io, un inquinamento ambientale che provoca lesioni, morti, eccetera, più di una serie di fatti, anche, che so io, di lesioni in un episodio specifico, mentre invece nel dibattito complessivo viene enfatizzato il secondo e messo sul fondo quasi come una sorta di fatalità il primo. Allora, il problema è invece di recuperare questa
aderenza di un diritto penale a un sistema di valori che è questo, e a non cedere a quella tendenza che, ripeto, è vecchia come il mondo, ma proprio per questo bisogna, ammaestrati da quello che è stato, cercare di modificarla, che ci siano delle regole diverse per i potenti rispetto alle regole che valgono per i deboli. Perfetto, grazie mille.